Un momento di grande fede e di immensa gioia, quello vissuto dalla parrocchia di Trevico che ha accolto il quadro della Madonna del Rosario di Pompei. L'icona sacra resterà in baronia fino a domani, facendo tappa anche a Flumeri. Il nostro popolo la sente come la madre, ha detto il vescovo della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco Bisaccia, a Pasquale Locascio, che per l'occasione ha fatto le veci di Monsignor Melillo. La nostra gente, il nostro popolo la sente come la madre. E l'immagine di Pompei è un'immagine di maternità che tiene legati a sé i suoi figli. In questa comunità la presenza di Maria in questi giorni è un frutto della Pentecoste. Ritrovarsi con Maria e prendere sempre più coscienza dei doni di Dio e di quei doni che ci aiutano a costruire la comunità come una vera famiglia. A volere fortemente l'arrivo del quadro in baronia, il parroco Don Claudio Lettieri. Quando la Madonna chiama, i figli non possono non rispondere, devono essere presenti. E il compito della Madonna è uno solo, portarci tutti a Gesù, che è fonte di gioia, è fonte di amore, è fonte di pace. E in questo tempo più che mai abbiamo bisogno di queste virtù. Risvegliare un po' le nostre coscienze, risvegliare la nostra fede in un innamoramento sempre di più a Cristo, che diventa per tutti noi fonte ma anche modello per la nostra vita umana e cristiana. È un momento importantissimo per la nostra comunità, le parole invece del sindaco di Trevico, Nicolino Rossi. Questo è un territorio molto vocato, diciamo, alla Madonna di Pompei, tant'è vero che ci sono tantissime persone che portano proprio il nome di Rosario. Sarà anche forse dipeso dal miracolo che ha fatto la Madonna di Pompei nel comune qui vicino di Lacedonia nel 1888, però c'è molta fede verso la Madonna di Pompei. Ringraziamo anche il nostro parroco che ha voluto organizzarla, tutta la comunità, ma non solo la comunità di Trevico, anche le altre comunità, i sindaci del territorio, ci sono tutti i sindaci della baronia, di Flumeri, di Villanova, di Anzano di Puglia, quindi è una cosa molto molto sentita da tutta la cittadinanza.